Buon pomeriggio ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati in questa sesta edizione delle Char TV Week, la settimana esclusiva che Le Fonti dedica alle risorse umane, non soltanto chiaramente viste dal punto di vista organizzativo, ma a 360 gradi, quindi parliamo anche di come cambia la gestione del personale da un punto di vista normativo, legislativo. Soprattutto oggi proveremo a capire se questo mercato in trasformazione, già il titolo esemplificativo di quello di cui andremo a discutere, trova nell'impianto legislativo una corrispondenza rispetto a quella che è la grandissima evoluzione da un punto di vista reale che ha avuto con l'accelerata dovuta al Covid. Chiaramente non sarò da sola, vi presento i miei ospiti. Benvenuto a Carlo Fossati, partner dello studio legale Ichino Brugnatelli Associati, ben trovato avvocato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E ben trovato anche Ernesto Martinelli, Head of Global Industrial Relations, Welfare e Wellbeing di Enel. Ben trovato Martinelli. Buon pomeriggio. Bene, ho parlato di cambiamenti sia da un punto di vista organizzativo che legislativo. Proverei innanzitutto a inquadrare la situazione reale che vivono le aziende. Quindi Martinelli, parto con lei. Questi 2 anni di pandemia cosa hanno lasciato alle società e alle persone da un punto di vista di ridefinizione organizzativa? Sì, questi 2 anni sono stati 2 anni molto importanti. Nella tragicità degli eventi che si sono susseguiti, sicuramente ci sono state e continuano ad esserci tante opportunità. Sintetizzerei che sta cambiando radicalmente il paradigma. Siamo sempre più fortemente orientati verso nuove dimensioni che hanno a che fare con le aspettative, le necessità, i bisogni delle persone, quindi come diciamo in Enel c'è la necessità forte di mettere al centro la persona. Ci stiamo tutti rendendo conto, organizzazioni, persone, che non è più possibile andare avanti da soli, ma che è necessario sempre più costruire un noi in grado di farci affrontare le complessità che giorno dopo giorno si susseguono. Noi in Enel abbiamo da poco siglato con le organizzazioni sindacali una sorta di costituzione, come diciamo, che è lo statuto della persona, cioè un documento sul quale ci siamo ritrovati con l'intenzione di voler, oltre che dare un contributo alla trasformazione in atto, anche un contributo alla prospettiva verso la quale stiamo andando, in termini di responsabilità e anche di fiducia verso il futuro. E con questo documento appunto abbiamo voluto mettere la persona al centro con tutti i suoi bisogni e le sue necessità, parlare di modelli nuovi di partecipazione, parlare di modelli nuovi di accessibilità agli strumenti di sviluppo, di formazione, parlare di modelli nuovi in tema di sicurezza e salute sul lavoro e creare tutte le condizioni per poter in qualche modo capitalizzare l'importante esperienza che fino ad oggi è stata fatta e soprattutto porre delle basi solide per la prospettiva molto importante verso la quale stiamo andando, della transizione che sì è energetica ma è anche e soprattutto umana, e quindi mettere al centro la persona vuol dire essere in grado di valorizzare i talenti di ognuno, essere in grado di mettere insieme le capacità di ognuno, valorizzando più che le competenze tecniche, quelle trasversali che sono sempre più necessarie per affrontare le trasformazioni repentine a cui siamo chiamati. Ecco, in questa trasformazione e transizione umana, come l'ha definita il dottor Martinelli, avvocato Fossati, a che punto siamo da un punto di vista poi di impianto legislativo? La norma tiene il passo rispetto a quello che sta accadendo nel mondo del lavoro? Ma guardi,
Direi di no per ora, la verità è che siamo indietro, ma bisogna tenere presenti un paio di considerazioni. La prima è che è fisiologico che ci sia un certo ritardo perché l'ordinamento giuridico è condannato, almeno nei paesi democratici, a inseguire i cambiamenti che si verificano prima a livello di tessuto sociale ed economico. L'ordinamento giuridico plasma questi cambiamenti tendenzialmente nei sistemi totalitari, nei sistemi democratici, li registra, li gestisce, concorre a gestirli, ma insomma è inevitabile che arrivi un po' dopo. E poi bisogna tenere presente il fatto che l'accelerazione che c'è stata a livello di cambiamento negli ultimi 3 anni è un'accelerazione che credo che abbia pochissimi precedenti storici, ammesso che ce ne siano. È stata un'accelerazione imprevista, imprevedibile, assolutamente violenta, e concordo in pieno con quello che ha detto prima il dottor Martinelli. Sono eventi tragici, continuano purtroppo a essere eventi tragici, ma portano con sé delle opportunità molto importanti. Però bisogna tenere presente il punto di partenza, cioè noi stiamo in un contesto in cui dal punto di vista dell'ordinamento giuridico la norma cardine del nostro ordinamento continua a essere l'articolo 2094 del Codice Civile che definisce il concetto di lavoro subordinato ed è una norma che è stata concepita nel 1942. In un mondo in cui, come tutti sappiamo, il paradigma tipico della subordinazione era quello del prestatore di lavoro all'interno della grande azienda industriale, un mondo che praticamente oggi non dico che non esista più, ma comunque assume una connotazione marginale, almeno nel nostro paese e in molti altri paesi occidentali. Ancora, la normativa sullo smart working, che è ovviamente oggi di crescente importanza, perché come tutti sappiamo, nella fase post-pandemica si sta andando, in maniera crescente verso modelli di prestazione di lavoro ibrida, tra virgolette, in smart working per almeno 2 o 3 giorni alla settimana. Questo mi sembra essere, perlomeno dal mio osservatorio, il modello che sta assumendo una maggiore importanza anche in termini numerici. Ecco, la nostra normativa sullo smart working è relativamente recente dal punto di vista anagrafico, perché è del 2017, ma è già incredibilmente superata se si considera quanto è cambiato il concetto di smart working e il ruolo che lo smart working riveste all'interno della realtà del lavoro. Nel 2017 lo smart working era considerato assolutamente un'eccezione e sembrava destinato a rimanere tale ancora per molto tempo. Era quasi concepito come una sorta di soluzione premiante, riservata a chi si trovava in particolari situazioni e aveva particolari meriti. E soltanto per 1 o 2 giorni al mese, insomma, una realtà assolutamente marginale ed è stata pensata in quell'ottica. Oggi lo smart working può essere, lo sappiamo tutti, una situazione assolutamente non transitoria e può essere una soluzione win-win sia dal lato dei dipendenti sia dal lato delle aziende. Sono anche le aziende oggi ad avere un interesse concreto allo smart working e allo smart working generalizzato. Nel 2017 il legislatore non aveva minimamente considerato una situazione di questo genere e non poteva averlo fatto. Quindi è chiaro che dal punto di vista dell'ordinamento giuridico c'è bisogno di intervenire e c'è bisogno di intervenire in maniera anche molto significativa. Ecco, probabilmente non soltanto dal punto di vista legislativo, perché lo diceva lei stessa, è stata un'accelerazione di cambiamento enorme, ha avuto veramente degli effetti dirompenti. Abbiamo citato lo smart working che non nasceva come strumento per quello che poi si è rivelato essere durante la pandemia, il nuovo smart working. Tanti hanno anche parlato di telelavoro, insomma ne abbiamo sentita veramente di ogni. Anche da un punto di vista organizzativo,
questo ha comportato notevoli sfide, basti solo pensare anche alle infrastrutture più o meno sofisticate, tecnologiche che si avevano a disposizione. Vorrei chiedere però a Martinelli, mettendo un po' da parte ciò che è stato e proiettandoci invece su quelle che possono essere le sfide future, guardando proprio a questo mercato del lavoro in transizione, lei quale intravede da un punto di vista organizzativo? Come bisognerà ripensare l'organizzazione, penso proprio anche da un punto di vista di organigrammi, di funzioni, in un mercato così liquido, quali vede come le sue sfide del futuro? Ma guardi, noi ci stiamo confrontando in questo periodo con alcuni fenomeni nuovi che sono partiti da alcuni paesi nel mondo e si stanno allargando a macchia d'olio ovunque. Mi riferisco per esempio, ma non soltanto, al fenomeno della Great Resignation, che al di là di quello che materialmente si porta dietro, indica chiaramente che le aziende si trovano davanti la necessità di dover affrontare delle sfide, come dicevamo prima, in termini di cambio radicale del paradigma, anche nel meccanismo di funzionamento, diciamo, operativo e gestionale rispetto alle persone. Mi spiego meglio. Oggi, dopo quello che abbiamo passato, ma anche con quello che attualmente stiamo passando, le persone, proprio con quel concetto della persona al centro, hanno bisogno e richiedono di ambienti, contesti nel quale ci siano un forte senso dei valori, un chiaro e forte purpose, e quindi in qualche modo le aziende sono chiamate a trovare delle soluzioni di snellimento organizzativo, di risposta anche al fatto che per più di 2 anni abbiamo lavorato tutti da remoto, e io sfido chiunque si sia cimentato nel evidenziare i gap magari dei propri colleghi, quanto piuttosto evidenziare i punti di forza che, uniti tutti insieme, creavano valore da remoto, ognuno a casa propria, nel raggiungimento degli obiettivi. Il mondo delle aziende oggi evidentemente si deve concentrare, e molti già si stanno concentrando, su creare quell'ecosistema all'interno del quale lavorare, quegli hub quarter all'interno del quale non si va più, dopo tante ore di commuting, per diciamo passare le canoniche ore lavorative per poi rifare tante ore di commuting per tornare a casa, ma degli ambienti all'interno del quale fare altre attività di formazione, di sinergia di team, e quindi evidentemente ragionare su tutti i concetti di delega, di responsabilità, che sono venuti fuori in maniera prepotente e forte durante questi anni, ma anche ragionare profondamente su un triangolo che è diventato ormai fondamentale, che è quello di benessere, motivazione e risultato, che poi è la chiave di volta sulla quale si giocherà la competitività delle organizzazioni nei prossimi anni. E a questo riguardo è bene sottolineare che quindi non è più solo importante il raggiungimento dei risultati, ma diventa sempre più fondamentale il come questi risultati verranno raggiunti, e quindi investire per creare tutte le condizioni affinché le persone possano esprimere un come nella piena delega, nella piena responsabilità e nella piena fiducia. Quindi la partita è molto importante. Ovviamente, annesso e connesso a tutto ciò, c'è tutto un tema di rivisitazione, come accennava lei, organizzativa, perché certo, modelli troppo rigidi da un punto di vista organizzativo è complicato continuarli a far funzionare. Ci sono anche dei meccanismi gestionali veri e propri, mi riferisco al tema delle timbrature in entrata e in uscita dal lavoro, piuttosto che, per esempio, noi abbiamo da poco sottoscritto un accordo sullo smart working per i prossimi anni, nel quale, oltre a tutto il tema di disciplinare quanti giorni smart working e quanti negli hub quarter, un altro tema molto importante è stato quello del diritto alla disconnessione, piuttosto che delle core hours, cioè
momenti durante la giornata lavorativa in cui le persone tendenzialmente sviluppano attività ad alta sinergia. Ecco, lei parlava di cambio radicale del paradigma organizzativo e di paradigma ha parlato anche l'avvocato Fossati parlando di paradigmi normativi. Prima di tutto c'è chiaramente il paradigma della subordinazione su cui si fonda un po' la nostra concezione del lavoro. Quindi chiedo a lei, avvocato, questo superamento del paradigma della subordinazione potrà essere una delle sfide normative del futuro? Quali altre? Prevede. Allora, questo deve essere una delle sfide normative del futuro, una di quelle centrali, a mio avviso, e va affrontata anche con relativa rapidità. Allora, affrontiamo prima gli aspetti macro. Il nostro attuale ordinamento giuridico, semplificando al massimo, naturalmente, perché la questione sarebbe un po' più complessa di così, però diciamo che parte dal presupposto, si muove sul presupposto di una sostanziale contrapposizione tra prestazione di lavoro subordinato da una parte e prestazione di lavoro autonomo dall'altra. La prestazione di lavoro subordinato ha certe caratteristiche che dal punto di vista contrattuale, storicamente si diceva, la configurano in termini di obbligazione di mezzi, no? Nella logica del prestatore di lavoro subordinato che mette a disposizione per un certo numero di ore del datore di lavoro le proprie energie lavorative e il datore di lavoro che le utilizza in funzione delle proprie esigenze organizzative, no? Contrapposto alla prestazione di lavoro autonomo che è invece tradizionalmente una obbligazione di risultato dove non conta il come e il quando il prestatore di lavoro svolge la propria attività lavorativa, conta il risultato di quella attività. Ora, sulla base di questo paradigma, alla prestazione di lavoro subordinato accedono necessariamente tutta una serie di tutele che sono quelle che caratterizzano il nostro apparato normativo, articoli 2094 e seguenti del Codice Civile, e che costituiscono nel loro insieme quello che è, diciamo, la spina dorsale del nostro sistema giuslavoristico, il diritto del lavoro. Naturalmente questo muove pure dal presupposto che, il prestatore di lavoro subordinato sia in una posizione contrattuale di inferiorità dal punto di vista della forza sul mercato del lavoro di fronte al datore di lavoro. Chi offre lavoro si trova fisiologicamente in una condizione di debolezza contrattuale rispetto a chi lo riceve e offre la controprestazione retributiva. Dall'altra parte si assume che il prestatore di lavoro autonomo invece questa debolezza non ce l'abbia perché evidentemente affronta da piccolo imprenditore il mercato, offre una capacità, degli skills, una prestazione che ha un suo mercato. E quindi si difende, anche qui semplifico, ma insomma il concetto un po' è questo, si difende da solo. Ecco, tutto questo è in crisi, tutto. Nessuno di questi, di queste affermazioni su cui si fonda, che ho semplificato in questi pochi minuti, nessuna di queste affermazioni regge col confronto della realtà socio-economica attuale, nessuna. Partiamo con un minimo di ordine. Pensare oggi al rapporto alla prestazione di lavoro subordinato come a un'obbligazione di mezzi è già un paradigma assolutamente non conforme al 70-80% dei rapporti di lavoro. Forse ancora un senso nelle grandi aziende manifatturiere, che comunque per l'amor del cielo esistono ancora, e che in effetti hanno risentito meno dei cambiamenti recenti rispetto ad altre, ma al di fuori di quel contesto, al di fuori di quei pochi contesti in cui ancora il prestatore di lavoro deve essere per forza sempre in presenza da una certa ora fino alla fine della giornata, questo paradigma non ha più senso. È impensabile ragionare esclusivamente nella logica di un'obbligazione di mezzi. I cambiamenti di oggi sono cambiamenti che
impongono una considerazione almeno parziale della prestazione di lavoro subordinato in termini di un'obbligazione di risultato. Deve esserci questa trasformazione. A me viene in mente una provocazione che aveva fatto ormai un po' di tempo fa, Richard Branson, che è sempre stato molto coraggioso nelle proprie esternazioni, e che mi ricordo aveva addirittura ipotizzato in prospettiva la possibilità per i propri dipendenti di fruire di tutte le ferie che ritenessero opportuno prendersi, senza più un limite, nella logica che poi naturalmente la loro prestazione sarebbe stata comunque valutata anche in termini di retribuzione in funzione del risultato. E come al solito, come spesso è accaduto, Richard Branson è stato un po' un anticipatore, perché in effetti questo è un tema che oggi assolutamente si pone. Ancora, pensare al prestatore di lavoro subordinato come un soggetto debole necessariamente nel mercato del lavoro oggi non è più così vero. Non è più così vero perché in realtà, grazie anche alle forme di lavoro da remoto, è sempre più diffusa la consapevolezza da parte di chi è portatore di competenze che hanno un loro valore sul mercato del lavoro, di voler scegliere il prestatore, l'imprenditore in favore del quale svolgere la propria attività, in funzione di tutta una serie di considerazioni che prescindono anche dalla contiguità geografica, no? Per cui, per esempio, diventa fondamentale oggi per chi è alla ricerca di professionalità qualificate non puntare più soltanto sulla retribuzione, perché con la sola retribuzione difficilmente si attraggono talenti oggi. Oggi c'è, qui mi ricollego a quello che diceva prima il dottor Martinelli, c'è un'attenzione diversa alla qualità della vita, alla qualità del tempo, al work-life balance, e tutto questo entra nella valutazione e fa sì che il dipendente scelga per la prima volta nella storia, perlomeno dai tempi della rivoluzione industriale, le persone non considerano più normale e imprescindibile alzarsi la mattina, uscire alle 8 per andare in ufficio. Non è più così. E allo stesso modo è sbagliato pensare al prestatore di lavoro autonomo come un soggetto che non ha bisogno di tutele. Anzi, il mercato del lavoro, addirittura prima della pandemia, ma poi con misura addirittura drammatica durante la pandemia, ci ha dimostrato l'esatto contrario, che molto spesso sono i prestatori di lavoro autonomo i soggetti che sono più nella necessità di essere tutelati dall'ordinamento giuridico. E allora, quale può essere la soluzione? È chiaro che qui il discorso diventerebbe molto complesso, però bisogna, a mio avviso, pensare a un sistema che non sia più on-off come quello attuale, a un sistema che sia capace di modulare le tutele in funzione della situazione, a prescindere dall'appartenenza alla categoria della subordinazione o a quella dell'autonomia. Ammesso e non concesso che questa distinzione abbia ancora ragione di esistere in questi termini. Questo dal punto di vista macro. È chiaro che è una sfida molto lunga e complessa perché si tratta di superare paradigmi che hanno costituito l'ossatura del nostro sistema giuslavoristico per un secolo praticamente, ma il momento lo richiede, quindi bisognerà farlo. Andando poi sulle questioni un pochino più micro, velocissimamente. Parlando di smart working, è imprescindibile pensare a una riforma della normativa del 2017, a mio modo di vedere, anche solo per un paio di considerazioni molto banali. La prima è che la normativa del 2017 non conosce e non consente lo smart working al 100%. Cioè, nel nostro ordinamento giuridico, lo smart working al 100% non esiste. Esiste il telelavoro, che però è tutta un'altra cosa, un'altra rigidità, ha altre caratteristiche. Per quanto lo smart working al 100% non sia il modello verso cui si sta andando in modo prevalente, però ci sono situazioni nelle quali sarebbe probabilmente,
considerata una soluzione apprezzata sia dal lato dell'azienda sia dal lato del dipendente, e quindi non c'è motivo per cui l'ordinamento giuridico non possa consentirlo. E poi c'è un altro tema, secondo me ancora più rilevante, che è quello del diritto di recesso dallo smart working. Nell'attuale normativa, il contratto di lavoro agile consente il recesso con preavviso da entrambi i lati, sempre e a prescindere. Anche questa cosa probabilmente va ripensata, perché se vogliamo che lo smart working possa entrare realmente nella nostra normalità, bisogna consentire a chi fa questo tipo di scelta, da un lato e dall'altro, di poterci fare affidamento in modo stabile. Le aziende, per esempio, devono poter sapere di poter contare su una riduzione degli spazi degli uffici, perché questo significa ovviamente risparmi, Riduzione di efficienze. costi, certo. E dall'altro lato il dipendente deve poter contare sul fatto che no, non è più obbligato ad avere la casa in centro dove magari l'affitto costa 2.000 euro al mese, ma se la prende a 50 km, 70 km, dove spende la metà per avere più spazio. Ma non lo può fare se dall'altra parte l'azienda un domani decide di cambiare idea, revoca e lui 20 giorni dopo deve ripresentarsi in ufficio come se niente fosse. Quindi questi sono alcuni degli aspetti su cui certamente occorrerà lavorare, a mio modo di vedere. Ecco, lei ha parlato non soltanto di aspetti normativi rilevantissimi, anche di importanti aspetti culturali, parlava di un'inversione quasi del rapporto di forza, parlava proprio di cambiamenti nelle nostre routine, quindi il fatto di non essere più abituati né ritenere indispensabile alzarsi la mattina per recarsi alle 8 al lavoro. Vorrei concludere girando un po' le stesse considerazioni a Martinelli. Perché appunto tutti questi cambiamenti culturali, secondo lei, da un punto di vista aziendale, a quali nuove prospettive quindi di lavoro potranno portare? Ma guardi, brevemente cito un'altra prospettiva che peraltro è riportata da fonti di UNICEF Giovani e World Economic Forum. Allora, intanto noi oggi stiamo assistendo a una delle giovani generazioni più popolose della storia. Ma la cosa ancora più interessante è che nel 2030 avremo un livello di popolosità ancora maggiore e nei prossimi anni questa popolosità di giovani generazioni è stimato che sarà soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Perché dico questo? Perché evidentemente, ricollegandomi anche ai riferimenti che ha fatto l'avvocato Fossati e con i quali mi trovo pienamente, noi ci troveremo ad avere chi, diciamo, il prestatore di lavoro, chiamiamolo così, da una parte del mondo e chi ha bisogno del lavoro dall'altra parte del mondo. Quindi è evidente che è necessario tarare, no? Modi, forme, e quindi a questo riguardo, sicuramente in questi anni, complice la pandemia, abbiamo fatto dei balzi in avanti notevoli a tutti i livelli generazionali su tutto il tema digitale, che però ormai è una condizione sine qua non, quindi bisogna continuare questo investimento in maniera imponente. Dopodiché c'è un tema che va affrontato sul tema della dimensione relazionale umana. Perché poi quello che abbiamo sofferto e vissuto è che una relazione figital, quindi fisica e digitale, sì, una relazione solo digitale, no. Sicuramente bisognerà pensare però a tutti i formalismi a cui, ripeto, accennava l'avvocato Fossati. Io vi invito a esplorare un po' il web con curiosità sulle sedi legali delle aziende. Voi vedrete, io ho avuto un grande stupore, che già molte aziende non citano più nei loro siti web la sede, cioè dove
dov'è la loro location, perché la loro location è worldwide, quindi non ci sono più limiti o confini, no? E quindi però tutto questo si porta dietro tutta una dinamica importante. Me ne viene in mente una, per esempio, tutta quella fiscale, cioè io lavoro in Italia, ma il mio datore di lavoro sta dall'altra parte del mondo. Quindi come gestiamo fiscalmente questa dinamica, piuttosto che appunto il modo di lavorare? Quindi sicuramente ci sono tanti temi, anche pratico-operativi, che debbono necessariamente essere affrontati, e che debbono essere affrontati anche in un timing abbastanza accelerato, perché insomma credo che tutti quanti abbiamo vissuto dalla sera alla mattina di andare in lockdown, no? Ma veramente dalla sera alla mattina, quindi che nessuno si possa più stupire di cambiamenti repentini dalla sera alla mattina. Dobbiamo essere in grado, sia come organizzazioni, come meccanismo di funzionamento, sia legislativamente, normativamente, di accelerare il passo e di saper gestire queste trasformazioni, evoluzioni repentine che sempre più avremo davanti, sperando che siano però diciamo buone, non voglio dire positive, no? Che siano buone e non drammatiche come quelle che abbiamo o stiamo vivendo. Ecco, su questo invito a ripensare anche con una certa celerità quelli che sono sia un po' gli schemi culturali, i nostri paradigmi organizzativi, sia quelli che sono chiaramente i paradigmi legislativi, che, come ci siamo detti e come abbiamo ripetuto nel corso della trasmissione, sono tanti da scardinare per andare incontro alle nuove esigenze del mondo del lavoro che cambia. Io concludo questa trasmissione invitando naturalmente i nostri ospiti a continuare la riflessione insieme a noi, perché abbiamo veramente aperto tanti filoni interessantissimi che meritano poi di essere approfonditi anche in puntate successive. Grazie a Carlo Fossati, partner dello studio legale Chino Brugnatelli e associati. Grazie avvocato. Grazie a voi. E grazie naturalmente anche a Ernesto Martinelli, a capo delle relazioni industriali globali del welfare e del well-being di Enel. Grazie dottor Martinelli. Grazie a voi. Grazie telespettatori di Le Fonti TV per aver seguito anche questa trasmissione della nostra sesta edizione delle Certi Week. Una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo presto sui mercati. Buon pomeriggio.